Mazara, mancato dragaggio del porto, resta incagliato l'ennesimo peschereccio. Trapani Aeroporto Florio, ieri pomeriggio riunione dei sindaci sul nuovo accordo di co-marketing. Mazara è stata alle porte, pulizia della spiaggia, si riuniscono i titolari degli stabilimenti balneari. Campobello, messa in sicurezza il lungomare di Tre Fontane, aggiudicata la gara d'appalto. Mazara, piccoli studenti alle prese con piante e vasi nell'ambito del progetto Giardino Pensile. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, ennesimo peschereccio incagliato al porto di Mazara del Vallo. Sentiamo. Capitano Asaro, ormai non fa più quasi notizia, è una situazione comunque tragica per voi operatori. Questa mattina il Giulia PG è rimasto incagliato nel Porto Canale, l'ennesimo peschereccio a cui capita un episodio del genere. Come avete visto voi, questo è il dramma del porto di Mazara del Vallo. Quando noi abbiamo iniziato questa lunga protesta, diciamo, più di quasi 2 anni, a momenti a marzo, aprile, maggio, qua, sono 2 anni che abbiamo iniziato questa protesta e dire a tutte le istituzioni che il Porto Canale era innavigabile ed è insabbiato da tutte le parti. E qualcuno pensava che noi dicessimo qualche cosa di anomale. E la realtà è questa, perché questo porto è da più da 35 anni che non avviene l'escavazione. E tutti i pescherecci che devono andare a secco e che poi quando finiscono i lavori e spendono molti soldi per pulire la barca di sotto e metterla in efficienza per la sicurezza della vita umana, poi quando mettiamo di nuovo un peschereccio in mare, tutto quello, tutti i lavori che abbiamo fatto, tutti i soldi che abbiamo speso per pulire la barca, per pitturarla, per mantenerla in perfetta ordine, prima che andiamo di nuovo al Porto Nuovo, si toglie tutto perché il fango è pieno, proprio il fondo non esiste. Ovviamente si creano dei problemi di natura economica in un comparto che certamente non sta vivendo uno dei periodi più felici della sua storia. Ma la cosa più brutta, questa, ma la cosa più brutta è che io non riesco a capire perché tutti dicono che si deve aiutare il sud, c'è disoccupazione, non c'è lavoro, non c'è niente. Poi quando si tratta di aiutare veramente, veramente le aziende, chi porta, quasi si tratta di centinaia, migliaia di famiglie in mezzo alle strade, proprio l'economia delle famiglie mazzarese è andata a fondo proprio. Intanto, tra una riunione e l'altra a Roma, a Palermo, si aspetta ancora che questi benedetti lavori vengano sbloccati. Sì, perché questa è la burocrazia italiana purtroppo. Purtroppo la burocrazia italiana penalizza tutto, tutto, dalla A alla Z. Non esiste uno snellimento, si parla sempre di snellire la burocrazia, siccome purtroppo io non vorrei parlare troppo, magari per non essere penalizzato, ma la burocrazia purtroppo è politica. Come fa la politica a togliere la burocrazia di mezzo? Controlli predisposti dal comando della Capitaneria di Porto di Mazara sulla filiera ittica. Nel corso della settimana sono stati controllati i centri di distribuzione commerciale locali destinati alla somministrazione di prodotti ittici al consumatore finale. Nel corso dei controlli, i militari del nucleo ispettivo hanno sequestrato oltre 350 kg di prodotto ittico ed elevate multe per un importo complessivo di 6.000 euro. Il prodotto ittico è stato posto sotto sequestro e la parte ritenuta idonea dai controlli al consumo è stata ceduta a 2 centri di assistenza per famiglie bisognose di Mazara. E 2 pescatori sportivi sono stati soccorsi in mare ieri mattina dai militari della Guardia Costiera Mazarese. L'intervento è scattato attorno alle 9 a seguito della richiesta di aiuto lanciata dai diportisti attraverso il numero blu 1530. Immediatamente la Capitaneria ha fatto uscire una motovedetta che ha raggiunto in poco tempo l'imbarcazione che si trovava alla deriva circa 1,5 miglia al largo della costa di Mazara. Nessuna conseguenza fisica per i 2 pescatori. L'imbarcazione è stata poi rimorchiata fino in porto.
Potrebbe essere stato un malore all'origine di un incidente stradale nel quale ieri attorno a mezzogiorno è morto l'ottantenne campobellese Vito Cognata. L'anziano era alla guida di una 600 che sbandando è finita fuori strada, schiantandosi contro un albero di un terreno che costeggia la bretella di collegamento tra la strada provinciale 51 per Trefontana e la strada per Triscina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili urbani e un medico legale. E di 5 feriti, di cui uno più grave invece, il bilancio di un altro incidente che poco prima si è verificato sulla strada provinciale 51 in un tratto rettilineo tra Campobello di Mazara e il bivio per le cave di Cusa, che ha coinvolto un tre ruote e una Fiat Punto. E ora ci fermiamo per un momento pubblicitario. Il comune di Mazara ha reso noto che mercoledì 22 marzo, nei pressi di una cava incontrata a San Miceli, gli artificieri dell'esercito provvederanno a far brillare degli ordigni della Seconda Guerra Mondiale. Le operazioni verranno effettuate in massima sicurezza in una zona priva di abitazioni. È prevista l'interdizione al transito e allo stazionamento per un raggio di 500 metri intorno all'area. A presidiare la zona dalle 7 alle 20 saranno uomini dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Municipale. Aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, ieri pomeriggio alla Camera di Commercio, riunione dei sindaci sul nuovo accordo di co-marketing. A fare il punto della situazione il sindaco di Salemi, Domenico Venuti. Sentiamo. Tempo stringe e, come si dice dalle mie parti, non si può babbiare, nel senso che oggi è il momento di chiudere e chiudere verso un accordo che rifinanzi sostanzialmente l'accordo di co-marketing e che consenta all'aeroporto di Birgi di andare avanti con Ryanair e quindi di riuscire in un certo qual modo a rimanere in vita. Tutto il resto mi sembra molto strumentale, sono arrivate delle posizioni incomprensibili anche da parte del Comune di Trapani che ha partecipato alla stesura dell'accordo che oggi non è presente, il tutto a pochi giorni dalla scadenza. Io credo che per l'aeroporto bisogna fare di più e bisogna fare tutto il possibile ed anche l'impossibile. Quindi noi sindaci siamo chiamati a fare la nostra parte, farla con forza e per la nostra parte mantenere questa struttura vitale per il territorio. Il resto poi lo vedranno tutte le altre istituzioni, ma non possiamo nasconderci dietro un dito o dietro responsabilità di altri rispetto a quello che noi siamo chiamati a fare. Ecco perché io per il mio comune ho detto che si proseguirà con il sostegno a questo accordo e con il sostegno all'aeroporto di Birgi. Entro fine mese si firma questo accordo? Il Comune di Salemi sì, e io mi auguro che il buonsenso riguardi poi tutti, anche chi oggi, ripeto, ha preso o ha fatto pervenire delle posizioni che francamente stento a comprendere. Detto questo, qui ci sono molti sindaci presenti, dal dibattito mi sembra di capire che comunque la maggior parte dei sindaci sono orientati a fare ciò e questo mi conforta e ci conforta. Io credo che alla fine tutti rientreranno su un percorso di sostegno al territorio che è fondamentale per avere una strategia di sviluppo seria e concreta. L'amministrazione comunale di Valderice ha approvato l'istituzione di un corso di alfabetizzazione per immigrati del territorio. L'obiettivo del corso, si legge in una nota, è sostenere ulteriormente il processo di integrazione e socializzazione degli immigrati presenti sia con i nuclei familiari di appartenenza che nelle numerose comunità alloggio. Il corso si svolgerà presso la biblioteca comunale per 2 giorni a settimana nelle ore pomeridiane. La Regione ha riaperto i termini per la presentazione delle richieste per il sostegno economico a favore dei familiari di malati di SLA. Lo ha reso noto oggi il Comune di Mazara. L'assegno economico viene fissato nella misura di 400 euro mensili, compatibilmente con la disponibilità finanziaria e il numero degli aventi diritto. L'istanza va indirizzata al settore servizi sociali del comune di residenza. Il modello si può scaricare dal sito istituzionale o ritirato presso il settore servizi sociali in via Giotto e va presentata dai familiari entro il 30 marzo per il semestre gennaio-giugno 2017, entro non oltre il 30 settembre per il semestre luglio-dicembre 2017. Convocata per lunedì prossimo una riunione dei titolari degli stabilimenti balneari di Mazara del Vallo, il servizio. L'estate 2017 è ormai alle porte, anzi la stagione balneare prenderà il via ufficialmente il 1° aprile, dunque tra appena 15 giorni. Ecco perché i titolari degli stabilimenti balneari di Mazara del Vallo si riuniranno per esaminare alcune questioni fondamentali proprio in vista dell'imminente avvio della stagione.
La riunione si terrà lunedì prossimo a partire dalle 17 in via Giotto. All'ordine del giorno figura tra gli altri il punto riguardante la pulizia della spiaggia di Tonnarella. D'altronde già a partire dal 1 aprile gli stabilimenti potrebbero essere montati, ma le condizioni attuali della spiaggia non lo consentirebbero. Servirebbe un intervento per pulire l'arenile, per togliere tutto quel materiale che, complice il maltempo delle settimane dei mesi scorsi, si è depositato sulla spiaggia. Al momento dal Comune non è arrivata alcuna comunicazione pubblica circa la programmazione di un primo intervento di pulizia dell'arenile, dunque si resta in attesa di ulteriori sviluppi. Così come si resta in attesa di ulteriori sviluppi per quanto riguarda i 4 stabilimenti balneari di Tonnarella, titolari di concessione demaniale ma impossibilitati a montare nei luoghi loro assegnati e autorizzati quindi dalla Regione a spostarsi altrove sempre lungo la spiaggia di Tonnarella. Come si ricorderà, verso la fine dell'estate 2016 i militari della Guardia Costiera di Mazara sequestrarono i 4 lidi su disposizione della Procura di Marsala per occupazione abusiva di demanio marittimo. A finire sotto sequestro erano stati i 4 lidi che a giugno 2016 erano stati autorizzati in deroga dalla Regione a spostarsi lungo l'arenile mazzarese dalla posizione loro assegnata dalla stessa Regione. Autorizzazione però contestata dalla Capitaneria di Porto. Con l'arrivo dell'estate la situazione presumibilmente si ripresenterà e bisognerà capire se i 4 lidi potranno montare altrove oppure no. Completato l'iter per l'affidamento dei lavori sul lungomare di Tre Fontane, il servizio. Finalmente, dopo un lungo iter dettato dai tempi della burocrazia e dunque della legge, l'amministrazione comunale è in procinto di risolvere anche l'annosa problematica del lungomare di Tre Fontane, gravemente danneggiato a causa del fenomeno dell'erosione. Entro l'inizio della prossima stagione estiva saremo in grado di garantire la piena fruibilità e vivibilità della nostra bellissima frazione. Lo ha dichiarato il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, dopo che ieri nei locali della centrale unica di committenza di Castelvetrano è stata celebrata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e ripristino del lungomare est e ovest della località balneare. Completate le procedure di gara, fa sapere il primo cittadino campobellese, nei prossimi giorni si procederà alla consegna vera e propria dei lavori che partiranno nel più breve tempo possibile. Sono iniziate, aggiunto ancora Castiglione, anche lavori di ripristino dell'impianto di pubblica illuminazione di Piazza Favorosa e del lungomare est di Tre Fontane e a giorni partiranno pure il servizio di manutenzione di tutte le lampade degli impianti del territorio comunale e lavori di pulizia dell'arenile di Tre Fontane che anche quest'anno è stato invaso da un'enorme quantità di canne sterpaglie. L'azienda campobellese Energia Italia sarà presente come partner ufficiale al convegno di presentazione dei contributi a fondo perduto fino all'80% per imprese e professionisti che investono in Sicilia nel fotovoltaico che si svolgerà domani dalle 9 presso l'hotel Altea di Castelvetrano. L'incontro è un'opportunità per le aziende siciliane che potranno usufruire dei nuovi fondi comunitari dedicati all'innovazione di imprese, in particolare i nuovi bandi europei in prossima uscita attribuiranno maggiore punteggio in fase di istruttoria alle aziende che utilizzeranno energie rinnovabili, impianti fotovoltaici nelle loro attività. Si terrà domani ad Alcamo la Notte Bianca, prima edizione 2017. L'evento si svolgerà presso le vie del centro storico. Il progetto, nato dalla sinergia tra la Proloco, un gruppo di cittadini denominato Cassariata, associazioni e operatori economici locali, prevede eventi, spettacoli e attività culturali. L'intento, si legge in una nota, è quello di incrementare l'offerta turistica e di riappropriarsi degli spazi urbani del centro storico per ritrovare la voglia di stare bene e godere delle bellezze della città. Si chiama il Giardino Pensile, l'ultima iniziativa che gli anziani del centro Vivi la Vita della Fondazione San Vito hanno realizzato con i bambini della scuola materna dell'Istituto Pirandello di Mazara. Sentiamo. Oggi siamo qua per fare dimostrare ai bambini come si piantano queste piantine nei vasetti più grandi, mettendo un po' di terra, giustamente quella necessaria. I bambini mettono le mani, che danno una mano. Allora, questa è una delle attività relative al progetto che l'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello sta facendo in collaborazione con la Fondazione San Vito.
La Fondazione San Vito in questa occasione è molto, molto preziosa perché sta interagendo in diversi progetti anche sperimentali che sta proponendo nel piano dell'offerta formativa l'Istituto Pirandello. È una collaborazione relativa al progetto sulla legalità, al progetto ambiente, al progetto sicurezza, al progetto emozioni. Quindi sono svariate attività che si vanno concludendo, in particolare nei momenti di ricorrenza, le feste, ma l'attività di questa giornata è relativa proprio al progetto delle emozioni, il frutto di una collaborazione non solo della scuola che ha cercato in riferimento agli spazi che abbiamo di organizzare questo giardino pensile, ma anche i nonni che hanno portato i nonni e quindi la Fondazione San Vito ha portato le piante, il terriccio, i genitori e i vasi, quindi è stato un momento di collaborazione, una rete allargata, così come dovrebbe essere per tutte le attività. Famiglie è il titolo dello spettacolo che sarà portato in scena domani a Marsala alle 20.30 presso il Teatro Impero. Il musical è inserito nel progetto Chiesa Famiglia di Famiglia, promosso dalla Fondazione San Vito, dalla Caritas e dalla Pastorale Familiare. Nella messa in scena del musical sono coinvolte intere famiglie, componenti provengono da diverse parrocchie della diocesi che sono state coinvolte proprio nello svolgimento dell'intero progetto che sostiene il consultorio familiare di ispirazione cristiana Famiglia Insieme, il progetto di adozione dei figli universitari di famiglie indigenti. Ed ora ci fermiamo per un altro momento pubblicitario. In chiusura una nota di sport, domenica si svolgerà a Mazara la Satiro Duathlon Sprint 1.0, competizione agonistica organizzata dalla sezione regionale della Federazione Italiana Triathlon in collaborazione con la Polisportiva Atletica Mazara, la Triathlon Mazara e il patrocinio del Comune. Il raduno dei partecipanti è previsto alle 8.30 in piazza Mocarta. Le gare avranno inizio a partire dalle 10, la conclusione è prevista intorno alle 14 con la premiazione. Sono già 98 i bambini iscritti da tutta la Sicilia, fanno sapere gli organizzatori, che arriveranno naturalmente con genitori e familiari e sono circa 300 gli iscritti nelle altre categorie. E in chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con lo sport in TV. Grazie per averci seguito, arrivederci.